Simone Fagioli vince la 65esima Selva di Fasano, seconda gara dell'italiano Super Salita 2024. Vincendo nella cittadina brindisina, il pilota fiorentino porta 12 le vittorie nella cronoscalata nella località pugliese ed il campione italiano in carica non è mai stanco di vincere o di restare al vertice. Così Fagioli centra la sua prima dozzina di successi sul percorso che dalla cittadina brindisina porta alla località denominata Selva di Fasano, territorio turistico in quota e di certo si ricorda in modo stupendo il tracciato di gara, poiché anni fa, proprio a Fasano, Fagioli fece la sua prima vittoria assoluta in carriera, un giorno che resta nella mente di ogni sportivo. Contentissimo, dai, non era facile, non era scontato. Prima manche un po' difficile, tanta temperatura. La seconda ho visto che calavano le temperature, quindi secondo me si poteva fare un po' meglio. E meno male ho abbassato, perché dietro a me è arrivato un Francesco Monticelli velocissimo, quindi non ci si può assolutamente distrarre, tenere sempre duro e concentrati, perché questi ragazzi dietro arrivano molto veloci. Quest'anno ha gareggiato sulla nuova Proto NP01 motorizzata JAD 3 litri, mentre nel 2001 corse con una Osella BMW. È il record assoluto nella storia di questa competizione, nata nel 1946, che la presidente della Ignazia Corse, Laura De Mola, ha voluto sottolineare, consegnando di persona a Fagioli la sua meritata Coppa Selva. La gara fasanese, lunga 5.600 metri, è stata la seconda tappa del campionato italiano Super Salita, che riunisce le più importanti 7 cronoscalate in campo nazionale, e da rincorrere la vittoria, assoluta e nelle varie categorie, si sono iscritti in oltre 200, soprattutto tutti gli sfidanti di Fagioli, a partire dal siracusano Luigi Fazzino, sull'Osella PA30, e dal pilota di Marsala Francesco Conticelli, su un'altra norma NP01. Principali inseguitori in classifica. Tra i due ha avuto alla fine la meglio il marsalese, classificatosi al secondo posto a 4,23 secondi dal leader, mentre Fazzino ha chiuso in terza posizione a 6,19 secondi dal pilota fiorentino. Nota di cronaca, il migliore dei piloti locali è stato Francesco Leogrande su Osella PA21S, sedicesimo assoluto e vincitore della classe CN.
Nelle troppe ore di svolgimento della gara, interrotta per incidenti e per rimettere al 100% il percorso e tutte le condizioni di sicurezza, spazio alla presenza dei personaggi del mondo motori e non solo nel paddock, che hanno attirato l'attenzione sulla competizione fasanese. Parliamo di Cesare Fiorio e Giancarlo Fisichella, presenze abituali nella Formula 1 di alcuni anni fa, che si sono di nuovo incontrati alla gara pugliese. Il primo ha voluto tornare alla specialità a lui abituale, considerando i suoi trascorsi con la Lancia Squadra Corse dei primi anni 60. L'altro, il romano, ha ancora una volta risposto presente all'invito di Laura De Mola, presidente della Ignazia Corse, che ha organizzato l'evento, svolgendo il ruolo di apripista. Accanto a loro è nuovamente sceso a Fasano come ospite d'onore Ezio Baribbi, pilota bresciano, 4 volte vincitore della Fasano Selva. Ma ecco i vincitori nelle altre categorie, partendo dalla Racing Start, dove il fasanese Oronzo Montanaro ha vinto in casa, segnando in entrambe le manche il miglior tempo sulla Mini John Cooper Works, davanti a Salvatore Mondino, Mini Cooper S. Un'altra pilota locale, in questo caso Anna Maria Fumo di Martina Franca, su Peugeot 308, ha vinto la classifica in gruppo Racing Start Cup, battendo Andrea Palazzo su Mini Johnny Cooper Works, mentre con la stupefacente Volkswagen Golf MK7 a motore Audi 5 cilindri sovralimentato, Giuseppe Aragona, pilota calabrese, ha battuto tutti in gruppo E1, staccando di 16,7 secondi Alessandro Tortora su Peugeot 106 Turbo. Bene anche il salernitano Tortora in gruppo TCR, vincitore con la sua Peugeot 308 Sport davanti a Tosino Audi RS LMS. Niente affatto scontata è stata la vittoria del foggiano Lucio Perugini, Ferrari 488 Challenge Evo, sul più forte avversario, il romano Marco Iacoangeli, sulla BMW Z4, battuto di soli 2,76 secondi. Strada spianata invece per l'Alfa Romeo 1 Furore 4C 3 litri che il teramano Marco Gramenzi ha portato alla vittoria in gruppo E2 SH davanti ad Amedeo Pancotti con la BMW M5 39. La monoposto Formula Arcobaleno di Colucci ha portato alla vittoria il pilota fasanese che ha concluso in testa entrambe le manche e per somma dei tempi Colucci è netto vincitore. Davanti a Garzia, Citroën Saxo VTS e Germanò sulla Peugeot 106 S16 che in quest'ordine hanno confermato il risultato delle prove. Infine, tra le bicilindriche, il calabrese Mercuri si è aggiudicato la gara davanti a Pastore, entrambi su Fiat 500, e Argentiero sulla Fiat Giannini 650 NP. Gara nella gara, la corsa fasanese permette di vedere alcuni VIP darsi battaglia sul percorso alla guida di auto tutte uguali, evento che quest'anno è giunto alla 18ª edizione. E dopo aver dominato le prove sabato, Lorenzo e Leonardo Tano, figli del conosciuto attore Rocco Siffredi, hanno occupato domenica le prime due posizioni.
Questa gara tra celebrità dello spettacolo e della politica è un'idea della presidente della società organizzatrice Laura De Mola, che attira schiere di fans alla gara fasanese, dove quest'anno si è classificato al terzo posto il consigliere della regione Puglia Amati. Nelle posizioni a seguire ecco il karateka campione del mondo Stefano Maniscalco, la star di Ballando con le stelle Lucrezia Lando, la conduttrice sportiva di Sport Italia Fabrizia Santarelli, il pallavolista Gigi Mastrangelo e l'attrice Roberta De Santis, mentre non hanno concluso la gara la showgirl Francesca Brambilla, il conduttore TV Savino Zaba e il performer teatrale Raffaello Tullo.